torni in libreria con il tuo settimo romanzo arabesque, la protagonista Alice cresce, è un medico adesso. Sì, è una specialista finalmente in medicina legale. L'allieva è diventata una professionista a tutti gli effetti e adesso la titolare dell'incarico è effettivamente lei, e questo comporta naturalmente assunzione di responsabilità, che era qualcosa che lei aveva sempre schivato nei romanzi precedenti. Quindi direi proprio che è un libro diverso, proprio perché è cambiato proprio il suo status professionale. E il capo che fine fa? Il capo, direi che essendo praticamente il personaggio più amato della serie, il capo non può fare nessuna fine, cioè deve essere sempre lì, anzi ne voglio sempre più scene, sempre più presente. Il capo sì, diciamo, se ne deve fare una ragione, che adesso lei è una testa pensante, no? Lo è sempre stata, però adesso ha maggior ragione, non deve più sottostare, no? A certi tipi di meccanismi, no? Come dire, lui maestro, lei in qualche modo discente. Adesso no, lei deve essere in grado di far da sé, lui se ne deve fare una ragione. Ti aspettavi, quando hai scritto i libri sull'allieva, che sarebbero diventati poi una fiction per la Rai? No, figurati, io sono una che si aspetta sempre le cose più negative possibili. Io, quando la Endemol ha azionato i diritti, e questo è accaduto praticamente un mese dopo l'esordio, sognavo, ecco, che potesse succedere, perché a quel punto era una possibilità. Però gli anni passavano e sembrava tutto fermo, e quindi a un certo momento sinceramente ero anche abbastanza disillusa, pensavo che poi come tipo di progetto si sarebbe arenato. Invece poi nel giro di niente, nel giro di un paio di mesi, tutto si è messo in movimento ed è stato bellissimo. 7 romanzi, sei giovanissima, quindi in Italia ancora si legge? Beh sì, io penso di sì. Se si parla con chi lavora nel mondo dell'editoria, è sempre abbastanza tragico, dicono sempre che i dati di vendita sono sconfortanti, però è chiaro, io la mia parabola è positiva, perché io ho il mio zoccolo duro di lettori, e questo è importante ovviamente, però bisogna anche avere la fortuna di avere questo zoccolo duro. Mi rendo conto che per esempio esordire oggi è molto più difficile. Zoccolo duro di lettori che vuole il libro in mano, lo vuole toccare più per il cartaceo e non per l'ebook, che forse un po' ha rovinato il modo di leggere. No, allora, per esempio posso dirti che io ho dei bei dati di vendita anche con gli ebook. È un modo secondo me diverso di leggere, di approcciare il libro, risponde anche ad esigenze differenti. C'è chi magari non ha tanto spazio, oppure c'è chi viaggia molto e quindi magari portando l'apparecchietto anziché il volume è avvantaggiato. Ci sono dei tomi da 600 pagine che in effetti portarsi in borsa magari per chi viaggia o per chi fa delle partenze, no? È un po' più complicato, quindi io non credo che lo abbia rovinato. Lo ha cambiato, questo sì, perché è una possibilità in più. Io personalmente non l'ho approcciato, non ho nessuno di quegli aggeggini che non so, cioè, posso dirne, non lo so, il Kindle, il Kobo, queste cose proprio non so neanche come funzionano, perché io ho proprio bisogno di un rapporto fisico con il libro. È una cosa però molto mia, io sono una un po' fanatica, un po' fissata, direi che non faccio testo.